The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Roma celebra mezzo secolo di cinema italiano con un grande appuntamento dedicato ad un protagonista della nostra cinematografia, Enrico Lucherini. Oltre ad aver inventato la figura del press agent facendo dell'arte della bugia il proprio cavallo di battaglia, Lucherini ha contribuito ad innovare e promuovere l'immagine del cinema italiano e dei suoi interpreti più importanti. Il lungo percorso professionale di Lucherini è raccontato in una mostra attraverso i backstage di 120 film più significativi da lui promossi. Questa mostra è al Museo della Rapacis dal 13 ottobre del 2012, naturalmente, al 6 gennaio 2013. E allora, cosa ci sarà? Foto di scena, locandine uniche ed originali, ritagli di giornale, vignette e disegni per restituire 50 anni di cinematografia nazionale rivisitati con ironia da un protagonista d'eccezione. Gli oggetti più intimi di Lucherini, tra cui lettere e foto inedite, sono invece raccolti nel centro della Rapacis, cuore metaforico dell'esposizione. Infine, una sala video ospita la proiezione di 3 film documentari. Ed eccolo Enrico Lucherini. Praticamente questo lavoro non c'era e quindi mi sono trovato ai tavolini di Via Veneto a avere la mia scrivania. E da lì lui è l'ingegnere che ha fatto tutto questo con i 400 milioni che gli ha dato il comune. Sono rovinata, Buongiorno, come stai? Ciao. Facciamo il giro e poi con calma avrete la numero uno, no? Poi il percorso, questo è il lancio che Goffredo ha creduto in me, che Carlo Conti l'ha chiamato e ha detto: voglio lanciare, guardate Caterini col K, e voglio lanciare questa giovane attrice. Secondo me lui mi ha fatto un provino per poi dire: vabbè, è bravo, do mia moglie nelle sue braccia. E quindi nacque il lavoro un po' più professionale. Devo dire che questa mostra, tra le tante dediche, la dedico a Lombardo. Voi piano piano capirete perché. È stato il produttore che mi è stato veramente più vicino, oltre Cristaldi. Ma non so, con lui sentivo un feeling maggiore. Nunzio? Sì. Ciao. Questo è... Allora, io vedo sul set Caterina Spack con un filo e solo con un filo tutte perline. Cazzo, ho detto filo, perline, voglio un chiodo. Vedo un chiodo, gli dico: Caterina, per piacere, passa vicino al chiodo. E gli si apre tutto e rimasta, guardate, questo l'ha trovato Canova. Con tutte le cose. Con tutte le perline ed è rimasta con le mutande. Ah, bellissimo. Voglio un chiodo. Ed è carinissimo questa cosa. Ma guardiamoli da vicino questi personaggi. Non vi sembrano proprio veri che stiano guardando voi? Tanto non costa mica di molto la bianca. E De Sica? Mi sta proprio osservando. Come si chiama? Così. Non ti preoccupare. No, io sono da Paolo. Nunzio! La pianta del teatro ce l'avevo in mano io delle prime. E allora cosa facevo per continuare a far parlare? Mettevo Gassman con Annette Stroiberg, e aveva appena lasciato Anna Maria Ferrero, dietro Anna Maria Ferrero e Giassorelli, i fotografi impazzivano, e quindi e tutti quanti, tutto è fatto un po' così per fare fotografie. Qua ci sono i nomi con le file, sia lì che qua, ne ho messe due, ma ne ho parecchie. Che manda a quel paese perché l'hanno fischiato. Tu c'eri? No, non eri nato. Un gestaccio. Beh, ma che fantastica. Fischiato dove? La Rialda. E hanno chiuso il teatro per 3 giorni. Che anno era? La Rialda ci sta sempre tutto. Che c'è scritto? 61.
dico, racconta la falsa visita. E allora poi questa foto al Quirinale, siccome il teatro è stato chiuso, io ho detto voglio la foto che tu voi andate dal presidente, non è vero, non erano invitati, però la foto lì li ho schiaffati tutti, Stoppa, Morelli, Luchino. Questa non la sapevo. Ma nessuno l'aveva invitati. Però lì ho detto, sono andato a Quirinale per dire aprite il Teatro Eliseo su. Mezzo, però. In questa sala in gioco pure l'ho fatto, perché viene mandato un po' di odore di legno delle sedie degli anni 70 dall'alto, sempre per un gioco sensoriale. Ecco la sua agenda che si sfoglia. No, questa qui è una mia agenda del 48, se la vedrete poi in vetrina. E io da ragazzino a 16 anni già incollavo, venite avanti, incollavo sui flani dei quotidiani sulla mia agenda e li coloravo e gli davo le frasi di lancio e anche i giorni di lettera. Avevi già cominciato? Beh, a 16 anni, cioè prima di fare medicina. Cioè i giorni di programmazione. Questo era il rosso e il nero, pensa un po'. Madunnella, ma sì, dalle passioni sfrenate. Sì, ma vedi che sei le frasi di lancio, eccetera. Quindi inventavi tu. E certo, a 16 anni qui dicevo al preside. La tigre mi accompagnava, è orrenda, costa 10 euro. E però stava mi ha accompagnato dal 59, ve la ricordate? Tutti. Nei vari uffici che ho avuto, i cambiamenti di casa, eccetera. Ormai sdentata, sì, tutto. Ma no, ma poi ma era incredibile questa cosa. Ma me l'ho trovata 5 anni fa. Non me lo ricordavo, Che tempi? No, i giorni di lavorazione, i totali. Beh, era una fissazione. Era matto. Roma era matto completamente. Facciamo il giro di. Sintetizzato per averlo in file sul computer e poi abbiamo. Scusi, ma quindi il cuore è proprio quello che è lì il cuore. Cioè è stato registrato. Sì, è stato registrato. L'ho fatto registrare. Sì. Proprio per stare dentro, per sentire le sue emozioni. Che... No, va bene. Questa è bellissima. Era una lista ispirata a 16 anni, e a 16 anni praticamente è stato il precursore della pop art, cioè di Warhol non esisteva, cioè, ma come prendi dei flani bianco e nero, i colori, le idee in lancio di quel film, segni il giorno che è stato in sala, segni quanti giorni è stato in sala, poi vai a chiamare quelli delle sale dire perché non è stato 20 giorni e lo chiamavo, cioè questo ragazzino lo chiamavo, non voglio mai pensare perché siamo bloccati e lì, poi, lui va a raccontare di qua Rico, dai facciamolo qua.